Per l'ascensorino web TV, la quinta puntata della Bocca della Verità. Tra poco sentiremo il consigliere comunale Ottavio Argenio, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, e il suo ordine del giorno sul problema dell'autovelox, autovelox Brecciarola ovviamente, che ha suscitato numerose polemiche, soprattutto sulla legittimità, sul fatto se sia o meno collocato nella posizione giusta, se siano quindi legittime anche le contravvenzioni che ha emesso, visto che sono state emesse un numero elevatissimo di multe che hanno colpito centinaia di automobilisti, che ovviamente alcuni dei quali sono stati messi in crisi per queste sanzioni che hanno ricevuto e con i ricorsi persi sono abbastanza alti. Sentiamo cosa dice Argenio. Per la trasmissione La Bocca della Verità dell'ascensorino web TV siamo qui presso il Palazzo della Provincia di Chieti, sede anche del Consiglio Comunale, col consigliere del Movimento 5 Stelle, l'avvocato Argenio. Buongiorno consigliere. Buongiorno. Lei ha presentato un ordine del giorno per la vicenda autovelox, l'autovelox che pare che il Comune ha spento e che vuole spostare dall'altra parte della strada oppure un'altra zona più idonea. Così sembra, queste sono le dichiarazioni rese dal sindaco alla stampa, non c'è nessun atto ufficiale dal quale poter evincere questa decisione da parte della pubblica amministrazione. Noi abbiamo presentato un ordine del giorno, io e la collega Manuela D'Arcangelo abbiamo presentato questo ordine del giorno chiedendo appunto che il Consiglio Comunale approvasse le nostre risoluzioni, cioè la richiesta di sospensione dell'attività dell'autovelox, perché riteniamo che così come funziona oggi funzioni in maniera illegittima, per una ragione molto semplice: la Tiburtina, in quel tratto dove concretamente allora, l'ordine del giorno mira sostanzialmente a far emergere l'illegittimità del funzionamento di quell'autovelox. Noi non contestiamo il posizionamento lungo la Tiburtina, non ci interessa il punto nel quale l'autovelox verrà collocato. Ovviamente saremmo così contenti se venisse effettivamente collocato dove ce n'è bisogno. Noi abbiamo contestato e contestiamo ancora il concreto funzionamento di quell'autovelox, perché la Tiburtina Valeria in quel tratto non può essere considerata strada di categoria C, né tantomeno strada di categoria D, che sono le uniche categorie di strade dove l'autovelox, dove all'autovelox... Che vuol dire D e C? D e C sono le classificazioni che il codice della strada dà delle strade extraurbane, urbane di scorrimento e via discorrendo. Non ha le caratteristiche né della categoria C, perché è all'interno di un centro abitato, un centro urbano, così come è stato perimetrato dalla delibera numero 4900 del 93 del Comune di Chieti, né tantomeno ha le caratteristiche della strada di categoria D, che dovrebbe, sono strade queste ultime che hanno doppia carreggiata, separata o indipendenti, e con doppia corsia per ogni senso di marcia. Quindi la Tiburtina lì è evidente che non possa essere considerata di categoria D, né tantomeno come momento di categoria C, per cui su quel tratto di strada è possibile far funzionare gli autovelox solo con la contestazione immediata, il che significa che deve essere presente una pattuglia di vigili di polizia municipale che procede alla contestazione immediata della violazione al codice. Quindi secondo lei tutte le multe che sono state erogate non erano tutte le multe secondo regolari? Sono
legittime. Sono illegittime le multe, purtroppo per chi ha già pagato c'è poco da fare, così come per chi ha già visto scadere i termini per la proposizione del ricorso al giudice di pace, che ricordo essere di 30 giorni dalla data di notifica, o di 60 giorni per il ricorso al prefetto. Quindi questi soldi che adesso sono stati, diciamo, soldi che sono stati pagati dai cittadini restano ovviamente incamerati nelle casse del comune, a meno che non si possa ipotizzare di studiare una controversia in sede civilistica per ottenere il risarcimento del danno derivante appunto dal comportamento illegittimo della pubblica amministrazione. Però per farlo c'è bisogno ovviamente di una pronuncia che stabilisca l'illegittimità del funzionamento dell'autovelox e quindi l'illegittimità delle sanzioni amministrative. Ringraziamo l'avvocato Argenio. Da Cristiano Vignali è tutto per l'Accensorino Web TV. Ricordiamo che l'Accensorino Web TV è una rubrica del giornale online Discovery Abruzzo Magazine, di cui sono anche direttore. Grazie.